Attenzione! Acquistando da Equivalenza o Pausa Caffè, riceverai buoni sconto validi per una fragranza a tua scelta o per un buon caffè presso il centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Buongiorno, benvenuti, buon 2019. Vale sempre, ce lo potremmo dire per tutto il resto dell'anno e ogni giorno. Però siamo soltanto al 2 di gennaio, quindi è azzeccatissimo. Il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 16.50. Oggi si festeggiano i santissimi Basilio Magno e Gregorio Nazareno. Vediamo chi è nato oggi. Isaac Asimov, Nathaniel Bacon, Nuccio Fava, Ferdinando I di Spagna, Marino Moretti, Giovanna Ralli. Leggiamo qualche aspetto di chi è nato oggi. Quando si tratta di assumervi delle responsabilità a cui assolvete con precisione cronometrica, siete la tipica persona piena di iniziativa, su cui chiunque può contare. Trovate gratificante rispettare il lavoro e le scadenze, ma la vostra salute fisica e mentale ne guadagnerà se saprete crearvi spazi per il piacere e lo svago. Per quanto siate occupati, riservatevi del tempo da trascorrere con gli amici e le persone care. Questo vi permetterà di non perdere di vista il lato piacevole della vita e attenuerà le preoccupazioni che tendono a soffocarvi. La vita affettiva trarrà grandi benefici se vi sforzerete di lasciare da parte i progetti e di abbandonarvi maggiormente alle emozioni. Bene, bene, bene. Gennaio nevoso, anno prosperoso, così dicevano i nonni. E sì, in effetti, se vediamo le previsioni meteo, ci sono irruzione di venti gelidi di origine artica, precipitazioni sparse con carattere nevoso fino in pianura. La minima è di 2 gradi, almeno a Taranto, la massima di 12. La percentuale di umidità nell'aria va dal 46 al 96%. I venti spirano da nord-ovest, forza 4-6 nodi, i mari sono mossi. A questo punto possiamo andare sulla nostra rassegna stampa e leggiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno a firma di Maria Rosaria Gigante. Ecco qui, la guerra a suon di botti, 39enne ferito gravemente. Una tutto sommato normale nottata, come nei più tradizionali fine settimana, per i servizi di emergenza territoriale del 118 ed urgenza ospedaliera al pronto soccorso del Santissima Annunziata, quella che ha segnato il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Una nottata chiusasi con 4 feriti non gravi a causa dello scoppio di petardi, più ulteriori interventi a carico del 118 e ben 65 accessi al pronto soccorso del nosocomio centrale. Ma la macchina organizzativa era stata comunque predisposta e tarata per affrontare eventuali ben più grosse emergenze, anche in considerazione della festa organizzata in Piazza Maria Immacolata per brindare al nuovo anno. Quindi nella notte lavoro di routine, tutto sommato anche per il 118, che a causa della grave carenza di organico ha dovuto comunque schierare in campo tutti i medici disponibili. In turno di notte anche il direttore Mario Balzanelli sull'automedica di Taranto Centro. A fine turno il bilancio è di un ferito per un incidente stradale, 3 gastroenteriti, una grave intossicazione per abuso di sostanze. Grazie comunque a tutto il personale medico e paramedico per la loro presenza e per la loro opera. Poi passiamo al quotidiano e abbiamo letto questo articolo dell'associazione Antigone, carceri superaffollati, la Puglia è prima, Taranto oltre la soglia. L'aumento dei suicidi, la crescita del sovraffollamento ed una riformina dell'ordinamento penitenziario sono questi alcuni dei tratti salienti che hanno caratterizzato il 2018 per quanto riguarda il sistema carcerario italiano. Tra le carceri più affollate c'è Taranto. Al momento la regione più affollata è la Puglia, con un tasso del 161%, seguita dalla Lombardia con il 137%. Se poi si guarda ai singoli istituti, in molti è stata raggiunta o superata la quota del 200%. E quindi ci chiediamo cosa si aspetta a intervenire a livello strutturale
perché abbiamo visto, come anche succede nel carcere di Taranto, che si possono predisporre dei laboratori che non guardino più alla semplice e sola detenzione, ma che addirittura parlino di rieducazione, che parlino di riaddestramento, di riabilitazione, di recupero di tutte queste persone, perché sappiamo che insomma siamo carenti di figure professionali come i fornai, i pasticceri, i falegnami, i fabbri, i riparatori in genere, i coltivatori di orti biologici, di cuochi, di semplici assemblatori, di sarti. Quindi sarebbe bello se, vabbè, questo è chiaramente un desiderio, se il Ministero di Grazia e Giustizia si adoperasse per la costruzione di nuove carceri attrezzate in tal senso. Quindi sarebbero veramente tutt'altro e permetterebbero il recupero di tantissime persone che magari hanno sbagliato solo una volta e attendono veramente una seconda chance. Va bene, andiamo sul sito bufale.net e qui c'è il flop del discorso di Mattarella. L'83% degli italiani hanno spento la TV per... Non continuiamo, non continua il titolo, ma questa è una bufala acclarata. Dicono qui i redattori del sito bufala.net, di solito riportiamo il titolo preciso di una bufala, ma davanti ad una bufala che confina con l'oltraggio ci rifiutiamo categoricamente di fare da megafono delle basse insinuazioni di portali che ci deliziano con titoli come il flop del discorso di Mattarella. L'83% degli italiani ha spento la TV per non sentire il discorso immigrazionista del presidente. Con tanto di vergognoso sotto pancia il mondo dei buonisti. E invece questo articolo ha tutto quello che una bufala rappresenta, una grammatica atroce, insulti ai lettori e al presidente della Repubblica stesso. Errori di battuta, errori di ortografia e di composizione dovuti alla fretta di sparare fuori una risposta ad orologeria e altamente politicizzata contro il presidente. Invece qui si dice altro che flop del discorso di Mattarella, visti i risultati ci vediamo costretti a dirvi di diffidare da questo portale. Il discorso è stato uno dei più seguiti di sempre. Ecco qui, c'è addirittura il record di visualizzazioni su tutti i media, quindi una bufala in piena regola politicizzata, quindi ci sono delle teste bacate dietro. Va bene, andiamo avanti. A questo punto la nostra puntualissima regia, non faccio nemmeno in tempo a parlare che subito parte la videata, questa è del numero verde, oddio, detta oggi, chiamate il numero verde, sembra quasi una presa in giro con quello che è successo l'ultimo dell'anno, però noi lo diciamo lo stesso perché siamo convinti che con il tempo si metterà fine alle cattive abitudini. Se avete dei rifiuti ingombranti, fate questo numero, è gratuita sia la chiamata sia il servizio. Grazie per chi accetterà il nostro invito. Ecco qua, Samuele puntualissimo, ci mette la lista, l'elenco delle strade che stasera saranno interessate allo spazzamento notturno. Ecco qui, via De Vincentis, via Lisippo, via Mazzoni, via Manzoni, via Orsini, piazza Madonna di Pompei, via Savino, via Troilo, via Alessandro Volta, via Aristosseno, via Catone, via Dante, via Icco, via Livio Andronico, piazza Pio XII, via Marco Pacuvio, via Pio XII, via Plateia, via Polibio, via Rintone, via Svetonio e via Tesoro. Bene, grazie Samuele. Grazie per la tua precisione, siamo partiti veramente col piede giusto quest'anno. Ecco qui, abbiamo anche la campagna dell'ASL per vaccinarsi contro l'influenza, qui ci sono tutte le indicazioni, ecco qua quelle che sono le categorie a rischio, coloro che non devono pagare nulla, basta rivolgersi al proprio medico di famiglia e chiedere come comportarsi e cosa fare.
La vaccinazione è il mezzo migliore per prevenire l'influenza ed evitare di perdere dei giorni inutili così. Il vaccino è gratuito per i donatori di sangue e i bambini con difficoltà respiratorie. Ci dicono di lavare sempre bene le mani, di stare attenti alle secrezioni nasali. Ecco qui, abbiamo tempo per vaccinarci fino al 31 gennaio 2019. Benissimo, grazie. Allora, che dire più? Sì, qui da oggi abbiamo anche il cestino del mese, cioè quelli che sono gli ortaggi di questo mese e che invitiamo, ci invitano a consumare. Ecco qui, cardi, carciofi, catalogna, cavolfiori, cavoli broccolo, cavoli cappuccio, cavoli verza, indivia, lattughe, porri e rape. Bene, bene, bene. Come continuiamo ancora? Abbiamo detto tutto? Sì, abbiamo parlato sì, del nostro almanacco, abbiamo invitato a consumare roba di stagione, fresca, a chilometro zero. Benissimo. Ah sì, ci è arrivata questa segnalazione, ce l'hanno portata qui. È firmata con due P puntate, P puntato, P puntato. Vediamo, dunque, il sindaco ha affermato di voler portare la città a livelli europei e me ne rallegro, ma il destino di Taranto non dipende solo da lui. Nulla potremo se il signor questore non deciderà di mettere fine a situazioni incresciose che si verificano in piccole vie della città ad ogni capodanno. Il futuro di Taranto dipende dalla volontà di mettere fine alle sacche di illegalità presenti in città. Sindaco e questore, allineati e motivati, possono fare la differenza. Buon 2019. Grazie, grazie a questo amico, anche se non si firma, va bene. Noi leggiamo solo quello che si può leggere. Scartiamo a priori roba offensiva, roba volgare, roba violenta. Dunque, post scriptum, pure un post scriptum, vi seguo ogni mattina. Grazie, grazie. Siamo veramente orgogliosi di questo, perché insomma abbiamo bisogno di voi, se no il nostro lavoro sarebbe perfettamente inutile. Dunque, abbiamo letto tutto, penso proprio di sì. Possiamo andare in chiusura? Sì, abbiamo fatto vedere tutte le nostre videate. Ci leggiamo un aforisma, la legge di Joyce. Ve lo leggo, eh? Finché ti morde un lupo, pazienza. Quello che secca è quando ti morde una pecora. Si può capire, è comprensibile. E con questo è tutto, ci siamo fatti gli auguri, abbiamo iniziato quest'anno, diamoci da fare perché c'è tantissimo da fare. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo, se vorrete, domani mattina. Ciao a tutti! Attenzione! Acquistando da Equivalenza o Pausa Caffè riceverai buoni sconto validi per una fragranza a tua scelta o per un buon caffè presso il centro commerciale Mongolfiera di Taranto.